Sì, grazie Federica per la linea. Siamo in Contrada San Giovanni, come potete vedere dalla chiesa alle mie spalle. Questa è una delle contrade più antiche di Cerreto, meglio della vecchia Cerreto, ed è una delle poche chiese che è sopravvissuta al terremoto del 1688. In particolare ci troviamo qui perché in questo posto, tanti anni fa, i cerretesi avevano la tradizione di ritrovarsi per portare canestra e span pomagna tutto assieme, no? E noi abbiamo deciso, come Forum dei Giovani di Cerreto, di riprendere questa bella tradizione che si cade il 23 giugno, il giorno prima della festa di San Giovanni, appunto. Mi raccomando, non mancate, tra pochi giorni ci sarà. È stata una tradizione che abbiamo ripreso da poco e speriamo che i giovani possano apprezzarla e possano portarla avanti affinché diventi una tradizione forte e che possa mettere le radici nella nostra comunità. Alla mia sinistra c'è il famoso ponte di San Giovanni, dove la leggenda narra che nella notte di San Giovanni una figura molto bella, femminile, la famosa Anzilla, che possiamo definire uno spirito, una fanciulla più semplicemente, insomma usasse ballare appunto sul ponte che potete vedere qui, per come dire, celebrare dei riti pagani per attirare gli spiriti, e attirava suscitava paura negli abitanti della zona, i quali usavano per esorcizzare questo rito pagano recitare la seguente filastrocca: Anzilla, Anzilla, che faciste? Faciste da Iagheba a San Giovanni Battista. Quindi vi rinnovo l'invito alla festa del Forum qui il 23 giugno, notte dell'Anzilla. Da San Giovanni è tutto, il vostro inviato, linea allo studio.